Signore e signori, carissimi, ben ritrovati. Oggi recensiamo su un prodotto che a me sta molto a cuore perché è stato praticamente il mio primo volante, anche se adesso un po' di strada a livello tecnologico c'è stata. Sto parlando del Logitech G Pro Racing Wheel. Ricordo che avevo soltanto 10 anni quando avevo il mio primo volante per PlayStation 2 ed era il Logitech GT qualcosa ed era veramente tanta roba già all'epoca. Ecco, Logitech ha portato adesso a casa di tutti quanti un Direct Drive, il primo volante a presa diretta di questa azienda che secondo me comunque merita. Andiamo più nello specifico, parlando solo ed esclusivamente del volante, della razza. Poi andiamo a parlare della base, più tardi. Sentite che benessere, ragazzi, sentite. Che spettacolo. Che spettacolo l'upshift e il downshift. Poi qui abbiamo anche uno sgancio rapido, che è una novità per i volanti Logitech, oltre al fatto che veramente ogni tasto è comodissimo, abbiamo anche diverse manopole molto interessanti perché possiamo mappare qualsiasi cosa, tipo il traction control, l'ABS, veramente tanti parametri. E guardandolo bene si può veramente notare come sia stato davvero definito in ogni dettaglio e sicuramente è un volante che anche con il passare del tempo e delle ore non si va ad usurare nelle parti laterali. Come sempre, impugnatura forte e maglia 9 1/4. Il diametro è di 30 cm e non è proprio così tanto ergonomico, però la potenza della base che adesso andremo a vedere è di 11 Nm, dunque diciamo che ci sta, possiamo benissimo reggere con un volante così largo. Base che fortunatamente sposteremo sì e no solo una volta perché comunque pesa e poi va dritta sulla scrivania o su un simulatore. Bellissimo il pulsantino start and stop che ricorda le macchine di tutti i giorni o quasi e ovviamente questo è il nostro aggancio per il volante che abbiamo visto prima. Abbiamo già parlato della potenza massima raggiungibile da questa base, ovvero 11 Nm di forza massima. Non vi consiglio di usarla veramente tutta, però il fatto che ci sia così tanta potenza per essere il primo volante direct drive di questa azienda è veramente da considerare come un successo. Design accattivante, devo dire, e soprattutto la cosa fantastica è che questo volante è compatibile con tutte le console e i PC, quindi Xbox, PS4, PS5 e PC per l'appunto, quindi è un volante adatto a tutti per tutti. In conclusione devo dire che la scelta di Logitech di entrare a far parte di questo mondo dei direct drive è coraggiosa, perché comunque entriamo in un settore già ampiamente popolato e denso, dunque vediamo come se la caveranno. Posso dirvi che avendolo provato in realtà il feedback è molto positivo. Bisogna provare anche le pedaliere, vediamo un po' come andrà questa pedaliera. Bene signori, allora qui dietro vedete che ci sono già i volanti belli che pronti per fare qualche sessione. Adesso tolgo quel trailer e mi metto a guidare su Assetto Corsa Competizione o chissà quale altro software, perché appunto questo volante va bene per praticamente tutti i videogiochi di corsa e simulatori. A presto con un'altra recensione, sempre da Amos, quindi recensiamos. Ciao!